Questo qui è un concetto che imparai dopo, iniziai a collegare i punti e dire: ah, cavolo, sta cosa qui è vera. Il veicolo è più importante del hard work. Io posso lavorare tantissimo, esempio nell'azienda, e guadagnare 5.000 euro al mese, mentre posso lavorare meno nel mio business e guadagnare 10.000 euro al mese. Quindi l'hard work non è tutto. Il veicolo è ciò che davvero importa. La scelta del veicolo in sé è una skill che uno impara con il passare del tempo. Quando ho iniziato a collegare i punti, io che vendevo i jeans, io che provavo a lavorare in questa azienda e guadagnare il più possibile sacrificando la mia salute, erano veicoli sbagliati. Ora abbiamo parlato di veicolo, il veicolo è meglio del hard work. Però qua vado al terzo punto, dove questo qui è qualcosa che mi ha cliccato a un certo punto, che è: a volte è meglio non sapere qual è il migliore veicolo, soprattutto quando uno sta iniziando. Hai mai provato a iniziare un business online? Probabilmente ti è successa questa cosa, la chiamano la shiny object syndrome, quell'abitudine di saltare da una cosa all'altra perché sto lavorando su qualcosa che non mi sta portando risultati e non riesco a capire che sono in curva d'apprendimento, sono nella parte negativa e che devo accorciare quella parte. E quello che inizio a vedere, dico: ok, c'è quella persona che ha fatto da 0 a 10 in un mese, quindi salto veicolo, vado in quel veicolo lì, è meglio. Il mio ci ho lavorato già 2 mesi e non ho ottenuto nessun risultato. Quindi direi che il punto 3, a volte è meglio non sapere qual è il migliore veicolo, soprattutto quando uno sta iniziando, cosicché tu puoi concentrarti sulla tua cosa. Sai che ci sono veicoli migliori, però continua a lavorare nella tua cosa fino a quando ottieni qualche risultato. E se stai ottenendo risultati, vuol dire che hai accumulato delle skills. Poi quello che fai è: ok, adesso inizia a pensare dove posso utilizzare queste skills.